Buonasera, questa sera vi mostro i cardinalini del Venezuela che sono appena usciti, un paio di giorni fa sono usciti dal nido. Si tratta di due soggetti ancestrali e di un diluito che probabilmente dovrebbe essere un doppio fattore e il soggetto più chiaro bisogna vedere quando muterà che cosa uscirà fuori. Quello che è caratteristico e che è simpatico è che questi sono stati allevati e svezzati da una lucherina ventre giallo, una Spinus xantogastrus, perché questi erano con la loro mamma, una cardinalina, schiusero, furono covate le uova e schiusero in un nido di una cardinalina. Però la schiusa, come già ebbi a dirvi, avvenne in quei giorni di caldo forte, molto forte, avevamo 36-37 gradi, no? Quando imperversava l'anticiclone africano. E allora che successe? Successe che dopo il terzo giorno di vita dei pulcini, la cardinalina, come è tipico della specie, si alzò dal nido e non scaldava più i pulcini, perché praticamente riteneva che la temperatura ambientale, che allora effettivamente era molto elevata, sarebbe bastata alla loro sopravvivenza. E però, dopo qualche giorno da quelle temperature così elevate, arrivò la perturbazione che chiamarono Poppea, che abbassò notevolmente la temperatura ambientale, anche di 7, 8, 10 gradi. A prima mattina, effettivamente, la stanza di allevamento era molto, molto fresca. Per cui io mi resi subito conto che i pulcini stavano soffrendo il giorno dopo, da quando la temperatura si era abbassata, e praticamente la cardinalina non accennava minimamente a tornare sul nido a scaldarli, per cui i pulcini erano torpidi, erano chiaramente in ipotermia e quindi rischiavano di morire. Secondo me intervenni proprio all'ultimo minuto, bastava che fossero stati altri 2 ore senza essere scaldati e sicuramente sarebbero morti. E mi venne in soccorso la lucherina ventre giallo, che aveva praticamente un suo nido con due figli, due lucherini ventre giallo della stessa età. Quelli furono trasferiti sotto una balia fiera mosca che stava allevando un testanera diluito. E così la fiera mosca, la femmina fiera mosca portò avanti praticamente i tre soggetti, due Spinus xantogastrus e un Spinus magellanicus, cioè il lucherino testa nera, e con somma soddisfazione mi resi conto che i pulcini in ipotermia messi nel nido della ventre giallo venivano regolarmente scaldati. E così il giorno dopo erano in perfetta forma, la femmina li imbeccava, li allevava tranquillamente e li sta portando a svezzamento. Ora sono usciti dal nido, pochi giorni fa ho tolto il nido e questi tra una dozzina di giorni saranno in grado di provvedere a loro stessi. La ventre gialla si è comportata un po' da cardinalina, perché guardate come mi ha sporcato le pareti della batteria Terenziani. In realtà sono i cardinalini ad essere così molto sporchi, i ventre giallo sono molto più puliti, però lei aschizzava praticamente il pastoncino umido da tutte le parti e domani devo dare una bella ripulita perché hanno una casa un po' sporca, un po' sporchetta. Bene, sono molto simpatici. Il cardinalino del Venezuela è una specie molto empatica, quando esce dal nido sono veramente deliziosi, e per cui penso che non me ne priverò, anche se avevo detto che avrei smesso di allevare la specie dall'anno prossimo, ma continuerò sinceramente ad allevarli. Vi saluto, per questa sera è tutto. Francesco Chieppa, www.verdiardesia.com, il portale italiano dell'ornitofilia.